Il TG8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Salve e bentrovati. L'argomento è molto 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 preciso. Il Comune di Arezzo in continuazione non fa altro che dire che non ha più soldi per nulla. Non ha soldi per il sociale, non ha soldi per la cultura, non ha soldi per riparare le strade, non ha nulla. Ecco, però, come si sa, sabato scorso c'è stata l'inaugurazione della nuova sede della Polizia Municipale. Bene, queste immagini mostrano appunto una banda, la banda della Polizia Municipale di Torino, che è venuta ad Arezzo per l'occasione. E naturalmente tutto questo ha un costo anche piuttosto elevato, e noi ve lo facciamo vedere. Ecco, c'è qualcuno che ha conoscenza di quanto è venuto a costare questa operazione? Beh, se c'è, si faccia avanti e ce lo dica. Naturalmente non vogliamo noi dire molto, ma il costo è ben fatto. Anzi, facciamo un piccolo gioco. Facciamo un gioco che così vi diamo tutte le dritte, che è in questo foglio del Comune di Torino, dove viene evidenziato quello che è il costo chilometrico, quanto viene richiesto per il noleggio del pullman, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il vostro compito, vogliamo farvi diventare interattivi e partecipare a questo conteggio di questa cosa che è avvenuta sabato scorso. Percorriamo quello che è in questo momento il percorso intrapreso dall'amministrazione Fanfani del Comune di Arezzo. Non ci sono soldi per esempio per il gruppo degli sbandieratori di Arezzo, un gruppo storico, un gruppo che ormai da tanti anni gira il mondo, come si vede, fa pieno da tutte le parti, insomma, non è che ci sia bisogno. Fra l'altro sono bravissimi a fare tutti gli esercizi possibili e immaginabili. Chi più ne ha, poi ne metta. Gruppo sbandieratori, non ci sono soldi. Non ci sono soldi per loro. E naturalmente non ci sono soldi nemmeno per il gruppo corale di Vos Cordis, e nemmeno quello, si presume, della corale Corradini. Quindi non ci sono soldi nemmeno per i gruppi che fanno musica corale e quindi anche abbastanza vicina al polifonico. Gruppo musici del Comune di Arezzo, a loro da anni soldi, ma quando mai? Quando mai? Anche per loro ci sono problemi di soldi, cioè i soldi non li danno nemmeno al gruppo musici. E allora perché, ci domandiamo noi, spendere migliaia e migliaia di euro per far venire da Torino un gruppo bandistico, per l'amor del cielo, ne daremo prova, bravo, bravissimo, ma a cosa è servito? Che ritorno di immagine? Non era forse meglio utilizzare quelli che erano i gruppi che ormai sono storici, folkloristici, che sono anche abbastanza piacevoli da vedere e soprattutto da ascoltare? Mentre rimaniamo in attesa, anche se non siamo molto fiduciosi che la risposta verrà data con celerità, di conoscere il prezzo di questa operazione, come vedete saltiamo completamente il pranzo, che sappiamo essere stato fatto in maniera veramente eccellente, ma almeno il pranzo, voglio dire, si deve fare Arezzo. Spero che abbiano chiamato una ditta di Arezzo, insomma, almeno per fare il catering. Vediamo un po' quello che succede. Alle 9:15 la banda della Polizia Municipale di Torino si è trovata a Piazza San Francesco per dare un omaggio alla città. State attenti. Siete stati attenti, avete visto bene, sì, questa era l'immondizia che così faceva bella mostra di sé fuori, e forse messi in un contenitore di plastica nero tutto questo sudicio sarebbe stata cosa migliore. Ed ora eccovi il gran finale, anche qui fate attenzione, perché dovete contare quanti spettatori c'erano al finale del concerto.
concerto che ormai sarà verso le 9:30 a Piazza San Francesco. Vi anticipo, provate a indovinare fra 0 e 0. Il TG8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti.